Diamo il benvenuto all'ingegnere Umberto Amato, che si occupa della parte della digitalizzazione. L'abbiamo detto prima, adesso siamo tutti obbligati ad utilizzare piattaforme informatiche, senza la piattaforma informatica non compriamo più nemmeno il caffè, e quindi diciamo che ci aspettiamo chicche e soluzioni su come utilizzarla al meglio e ci aspettiamo anche che funzionino le piattaforme, che ancora abbiamo grosse difficoltà. Quindi con vero piacere che passo la parola all'ingegnere Amato della Consip. Grazie. Ciao, Alberto Amato, sono il responsabile dell'area promozione e gestione dei mercati telematici di Consip. Faccio parte della divisione promozione sistema e procure, quindi seguo tutta la parte della digitalizzazione. Ma come responsabile di area ci occupiamo della promozione, dell'assistenza e del supporto alle amministrazioni nell'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione che Consip mette a disposizione. Nella fattispecie faccio riferimento al mercato elettronico della pubblica amministrazione, che penso di conoscere tutti, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, all'utilizzo del sistema dinamico di acquisto per gli acquisti sia sotto che sopra soglia comunitaria, quindi sono negoziabili anche sotto soglia, e poi all'utilizzo della, diciamo, della piattaforma acquisti in rete in modalità ASP. Oggi andremo a toccare anche queste chiaramente mie tematiche. Ho pensato, come dire, di articolare l'intervento in due parti. Una prima parte mi faceva piacere gustarvi un po' alcuni numeri e quindi cosa c'è dietro, come dire, al nome Consip, alla società e al volume, diciamo, delle gare e dei valori di bandito, degli operatori economici, delle dimensioni chiaramente del sistema. E poi entriamo praticamente nel merito, nella seconda parte, più nello specifico, nella parte legata alla digitalizzazione. Ebbene, chiaramente Consip si muove in un contesto che vede la presenza di diversi fondamentalmente attori. Noi siamo una società a completa partecipazione del MEF, che è il nostro unico chiaramente titolare, gestisce completamente la governance e definisce chiaramente le linee guida. Noi come azienda definiamo poi un piano industriale in cui andiamo a calare le programmazioni dei successivi chiaramente in 3 anni. Siamo in contatto con tutto il mondo che è il governo, il legislatore, le diverse fondamentalmente autorità, i soggetti aggregatori, e siamo la cerniera tra la raccolta dei fabbisogni e le esigenze da parte dell'amministrazione. Ascoltiamo il mercato, correttamente svolgiamo quelle attività che anticipava prima l'avvocato sulle strategie di gara, in modo tale da creare i più possibili impianti di gara solidi che soddisfano le esigenze sia del mercato praticamente delle stazioni chiaramente appaltanti. Tutto questo si caratterizza in realtà. Sì. Perché ho visto entrare il direttore padrone di casa. Sì, assolutamente, assolutamente. Benvenuto, grazie al direttore generale d'Arca, direttore generale. L'occasione è per far certamente un saluto, come sì, diciamo, padrone di casa, e un saluto che è comunque di una persona che è convintamente, cioè che crede convintamente che momenti come questi servano, perché noi troppo spesso siamo troppo autoreferenziali anche nelle nostre organizzazioni e microorganizzazioni, nei nostri uffici e così via, e anche banalmente nell'interpretazione di leggi nuove, codici nuovi. Secondo me anche parlarsi, confrontarsi, capire esperienze altrui è sempre assolutamente interessanti, quindi ne vengano altre. Poi per noi direttori generali, voi provveditori siete un interlocutore centrale, perché permettete che certe cose possano accadere, auspicabilmente lo fate nel pieno rispetto della norma, e poi siete i soggetti che gestiscono risorse. Vi saluto soltanto facendo un richiamo a quello che secondo me sarà la sessione successiva, no? Che è riferita all'organizzazione e al posto di lavoro, perché secondo me una riflessione seria che dobbiamo fare nelle nostre organizzazioni è riferita a quanto le performance delle unità operative degli uffici siano legate alla nostra capacità di leader, ma da direttore, ma poi direttore di istituto, di creare delle condizioni di lavoro ottimali, evidentemente qui con un senso di responsabilità vicendevole anche da parte dei nostri collaboratori, che insomma il tema delle responsabilità, obiettivi, competenze ci potevano avere chiaro, soprattutto perché si innesca, e questo lo lascio a voi altre come riflessioni, penso che lo vivete, in tutto questo ragionamento c'è tutta questa attenzione al lavoro da remoto, allo smart working, che può essere un elemento che aiuta a perseguire l'obiettivo, ma potrebbe essere anche un elemento che
allontana dal mio obiettivo. Quindi è una riflessione insomma, molto importante, però vi lascio con questo. Ormai sempre più voi, noi, perché sono un dirigente amministrativo come voi di altra area, voi, dobbiamo avere come obiettivo quello di essere rigorosi, assolutamente ineccepibili nel rispetto delle norme, ma dobbiamo diventare molto performanti nel governo delle persone, dei processi, delle organizzazioni, che sono non competenze che non è detto che noi abbiamo, non ce le hanno insegnate, a volte non siamo portati, e quindi è un gap su cui secondo me tutti noi dobbiamo lavorare, parto per me per primo. Quindi con questo io vi saluto, mi scuso per l'interruzione e vi auguro un buon lavoro di fine mattinata e poi della sessione pomeridiana. E comunque il Policlinico per incontri ben strutturati come questo sarà sempre una sede a disposizione. Grazie. Grazie. Allora, stavo raccontando alcuni numeri. Considerate che se partiamo dal 2016 e arriviamo ad oggi al 2023, in Consip sono stati banditi quasi 133 miliardi di euro. È stata creata questa piattaforma acquisti che vede oggi circa 160.000 imprese abilitate su diversi strumenti per 14.000 amministrazioni, quindi poi chiaramente potete immaginare la numerosità di utenti, punti ordinanti, punti istruttori che operano all'interno della piattaforma acquisti rete bianca.it. Ad oggi sono disponibili a scaffale, li chiamiamo in questo modo perché sono i famosi contratti pronti all'uso, cioè quando l'amministrazione non deve procedere agli acquisti, nel senso che non fa la gara, ma stacca banalmente un ordine in convenzione o un accordo quadro. Ad oggi abbiamo quasi 20 miliardi di euro disponibili, pronti, che le amministrazioni possono staccare un ordine.
Il legislatore dedica 18 articoli sulla digitalizzazione, la seconda parte, diciamo, del codice. A mio avviso 18 articoli molto molto asciutti, utilizzerei questo termine, molto, anche alcuni di questi articoli hanno pochissimi commi, altri invece sono sicuramente ricchi, però in modo chiaro definisce l'aspetto della digitalizzazione. E lo fa in realtà definendo, si passa su due fondamentalmente pilastri. Probabilmente è sbagliato parlare oggi di digitalizzazione, perché noi in realtà già digitalizziamo da più di 20 anni da questa parte, cioè il cartaceo ormai l'abbiamo abbandonato da tempo, il documento elettronico è già stato realizzato. Oggi in realtà il termine corretto di questo nuovo mondo che è appunto iniziato dal 1 gennaio del 2024 è la parola interoperabilità, nel senso che io devo interagire, parlare e scambiare dati con ulteriori sistemi che mi circondano. Devo dotarmi quindi di una piattaforma telematica con cui faccio le mie attività, questa piattaforma dovrà parlarsi con altri sistemi ed ecco il concetto di interoperabilità. Un sistema in cui, dove in realtà non c'è lo scambio di documenti, quindi non avviene lo scambio di PDF, di Word, eccetera, ma si scambiano dati. Da chi sono stati definiti questi dati? Il legislatore demanda alle autorità competenti, quindi all'ANAC e all'AGIP, che ne hanno definito praticamente le regole tecniche e che i detentori di piattaforme, chi gestisce le piattaforme telematiche, Consip, ma così anche altri attori, si sono dovute necessariamente, diciamo, adeguare. Quindi il pilastro principale è sicuramente l'interconnessione e l'interoperabilità, e il secondo è il principio del one only, cioè il discorso che l'informazione deve essere inserita all'interno del sistema una sola ed unica volta, e attraverso appunto l'interoperabilità quel dato viene messo a disposizione di tutti i diversi praticamente soggetti che lo richiedono, in un'ottica chiaramente di riduzione delle tempistiche di lavorazione e di quei principi che appunto stamattina evidenziava chiaramente l'avvocato, di risultato, di raggiungimento, diciamo, dell'obiettivo. In questi 19 articoli che il legislatore ci ha esposto, di sicuro è stato anche un legislatore, mi sento dire, che ha visto e vede verso il futuro. Perché se andiamo a vedere poi l'articolo 30, introduce anche gli aspetti legati all'intelligenza artificiale, quindi si spinge anche oltre, e vi posso assicurare che questa tematica è una tematica sicuramente molto sentita nell'ultimo periodo, si parla sempre di TERT, ma è attualmente noi in Consip stiamo iniziando a fare proprio dei progetti dedicati proprio all'intelligenza artificiale e all'utilizzo di questa nell'ambito dei processi di acquisti. Si può eventualmente fare, quindi il futuro sicuramente sarà anche quello. È chiaro, non è un processo da qui a 1 o 2 anni, ma probabilmente nei prossimi anni anche l'intelligenza artificiale aiuterà il buyer pubblico nella pubblicazione, nella fase esecutiva e in tutti, diciamo, i diversi chiaramente aspetti. Quindi 19 articoli in cui il legislatore in modo semplice definisce la digitalizzazione, guardando anche chiaramente al futuro. Tra i principali articoli del codice, quello più, come dire, asciutto, ma su cui mi sento dire la prima volta che il legislatore si espone nel definire un macro processo di acquisto. Io, leggendo anche gli altri codici passati, non ho mai visto che il legislatore si sia sposato a dare una definizione precisa di macro processo di acquisto. Ebbene, articolo 21 al comma 1 definisce il ciclo di vita dei contratti, che è costituito da 5 fasi che vanno dalla programmazione all'esecuzione. Nel mezzo c'è la progettazione, la pubblicazione e l'affidamento. E il legislatore che cosa ci dice? Dice: questo ciclo dei contratti, per ognuna di queste macrofasi, demanda poi chiaramente all'ANAC, alle strutture competenti, quali sono, tra virgolette, le informazioni che circoscrivono ognuna di queste macrofasi. Qui in questa tavola ne ho riportate alcune di queste che trovano definizione nella delibera 262 dell'ANAC dell'anno scorso. Quindi nella fase chiaramente di programmazione, se ne è parlato anche stamattina, facciamo riferimento al programma triennale dell'elenco degli annuali dei lavori o degli acquisti di servizi, diciamo, e forniture.
nella fase di progettazione e pubblicazione, considerate che io la vedo un'unica, diciamo, fase, ritorniamo a quel discorso di strategia, diciamo, della gara, e poi la fase, come dire, di pubblicazione. Qui quindi si vanno a annoverare gli avvisi pubblici, gli avvisi di preinformazioni, tutte quelle attività propedeutiche legate alla fase, diciamo, di pubblicazione. Poi abbiamo tutta la fase legata all'affidamento ed ecco anche la fase, diciamo, esecutiva. Il legislatore quindi che cosa ci dice? Questo è il macroprocesso, queste sono le fasi, ANAC ne ha definito per ognuna di queste i contenuti, i dati che sono necessari per il nuovo sistema di procurement. Noi non abbiamo fatto altro che realizzare una quota parte, dico quota parte che adesso andremo a vedere, di tutte queste schede, le famose schede, diciamo, ANAC, che riguardano ognuna di queste specifiche fasi. Il legislatore quindi impone alle amministrazioni di dotarsi di piattaforme telematiche, diciamo, digitali, che siano appunto certificate da Agid. Attraverso l'utilizzo chiaramente delle piattaforme certificate, io, stazione appaltante, ho la possibilità di assolvere una serie, come dire, di principi definiti, diciamo, dal codice. Quindi porto a casa cosa? La possibilità di digitalizzare completamente il procedimento amministrativo, di assolvere a tutti quegli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti, assolvere a tutte quelle comunicazioni che devo fare nei confronti, diciamo, dell'ANAC, assolvere agli obblighi in materia di trasparenza, garantire poi l'accesso agli atti nella fase successiva e poi chiaramente tutto quel mondo che accennavamo prima, il famoso fascicolo virtuale dell'operatore economico. Questa qui è una slide che riassume in realtà il sistema, quindi l'attuale ecosistema delle piattaforme, o meglio, è sbagliato dire delle piattaforme, cioè di come queste piattaforme tra di loro devono interagire. Nella parte bassa abbiamo, come dire, le stazioni appaltanti, tra cui anche Consip è una stazione appaltante, perché per le gare che appunto realizza ha il cappello di stazioni, diciamo, appaltanti. Siete voi una stazione appaltante? Ma ci sono poi anche i soggetti aggregatori. Queste stazioni appaltanti abbiamo definito che devono dotarsi di una piattaforma di approvvigionamento digitale, e poi abbiamo il mondo, diciamo, delle imprese che devono inevitabilmente operare su queste piattaforme per presentare le relative, diciamo, offerte. Queste piattaforme, che quindi sono in casa di ogni stazione appaltante, dovranno interagire, in primo passaggio, ecco, l'interoperabilità con la piattaforma digitale dati nazionali, che è gestita da PagoPA, che a sua volta, in funzione della chiamata che si sta facendo, atterra, passatemi questo termine, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici, che è gestita dall'ANAC, dove nella sua pancia c'è dentro una serie fondamentalmente di moduli, ognuno specifico a determinate attività. Avete sentito parlare sicuramente della piattaforma PCP, piattaforma dei contratti pubblici, che è presente all'interno del sistema, appunto, della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici, ma all'interno poi abbiamo il modulo dell'AUSA, quindi dell'anagrafica delle stazioni appaltanti, il casellario informativo, l'anagrafica degli operatori economici, la piattaforma per la pubblicità legale, il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Questo chiaramente è una quota parte del sistema, perché poi abbiamo visto che con il fascicolo virtuale dell'operatore economico c'è anche un discorso, banalmente, se prendo le pubblicazioni che deve essere fatta verso il TED, e la banca dati nazionale dei contratti pubblici che a sua volta si parla con il TED, ecco che lo vediamo qui nella, diciamo, in questa tabella. Quindi questa è una rappresentazione grafica del nuovo, diciamo, ecosistema. Quindi quando si parla di moduli informatici, di piattaforme, ecco che qui nasce, diciamo, l'integrazione tra diversi fondamentalmente attori. Il primo è PagoPA, successivamente atterra sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici in funzione di quello che sto chiedendo e quello che sto facendo. La famosa richiesta chiaramente del CIPA viene atterrandoci alla PCP. Quando devo invece consultare il fascicolo virtuale dell'operatore economico, si accende il modulo del fascicolo virtuale dell'operatore economico. La piattaforma Acquisti in Rete, dal 1 di gennaio abbiamo ottenuto la certificazione, è una piattaforma quindi certificata. A cosa abbiamo ottenuto la certificazione? Abbiamo ottenuto la certificazione di 4 di quelle 5 fasi del macro processo di acquisto. Quindi ritorno velocemente indietro per dirvi:
Acquistirete quindi ha ottenuto la certificazione per la fase di progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Attualmente è esclusa la fase di programmazione. Per le programmazioni, come sapete, alla libera chiaramente dell'ANAC, devono essere inviate attraverso l'applicativo che mette a disposizione il Ministero, diciamo, dei Trasporti. È chiaro che attendere anche questa fase verrà fondamentalmente coperta. Oggi ci siamo concentrati su queste quattro delle cinque fasi per un aspetto considerato tempistico. Apro una parentesi. L'ecosistema tecnicamente doveva arrivare tra 3 anni. L'accelerazione del codice dei contratti, e inoltre c'è da dire che l'ecosistema era incastrato in una missione del PNRR ben specifica, che teneva dentro a sua volta il codice dei contratti. Con la pubblicazione del nuovo codice dei contratti a giugno, che ha visto la digitalizzazione a gennaio, la missione ha avuto un'accelerazione che dalla realizzazione di 3 anni doveva essere realizzato tutto in 6 mesi. Questo è quello che fondamentalmente è accaduto, diciamo, in Italia. Quindi sappiamo benissimo le conseguenze, le difficoltà, perché appunto siamo anche noi primi stazioni chiaramente appaltanti. Io sono commissario di gara, sono responsabile del procedimento, sono direttore dell'esecuzione contrattuale e tutti i giorni mi scontro con questo nuovo modo di lavorare. È cambiato il mondo, completamente. Prima noi prendevamo il CIG, il mio direttore mi chiamava, prendi il CIG, staccavo prima il CIG non sapendo neanche probabilmente l'oggetto in linea di massima, sto facendo una chiaramente un'esternizzazione, prendevamo il CIG e mettevamo il CIG all'interno del cassetto. Poi iniziavamo praticamente a lavorare sulla documentazione, quando eravamo pronti dopo 3 mesi iniziavamo a lavorare sul sistema, insomma, EPA, sistema dinamico, modalità ASP, poi pubblicavamo e poi dopo, ok, entro sul smart, sul SIMOC e vado a perfezionare il mio CIG. Oggi non funziona più così. Questo non l'ha voluto fondamentalmente Consip o, come dire, appunto il Ministero dell'Economia, ma è il nuovo modo, il nuovo disegno delle regole, diciamo, dell'ecosistema. Oggi il CIG è l'ultimo atto, è il sigillo definitivo di quella progettazione, di quella programmazione e progettazione che tu vai al pubblico, tu stazione appaltante, devi fare dall'inizio. Quindi non prendo più il CIG e lo metto in un cassetto, ma devo costruire tutta la mia documentazione di gara, capire il mio impianto di gara e a questo punto, quando vado in piattaforma, è il mio ultimo atto finale, la richiesta, diciamo, del CIG. Cambiato chiaramente il mondo. Oggi operavamo su diversi sistemi, il grande vantaggio è che oggi opero su un unico chiaramente ambiente, un'unica piattaforma che interagisce con la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ritornando quindi, chiudo appunto la parentesi, la piattaforma quindi Acquisti a Reti è stata certificata per 4 delle 5 fasi. Ci siamo chiaramente concentrati molto sulla fase, diciamo, di affidamento, perché è il nostro core business. Anche noi, come dire, siamo stazioni appaltanti, mettiamo a disposizione i contratti in modo trasparente. Consip, anche la fase esecutiva, non ne ha mai preso atto, mette a disposizione convenzioni a cui la fase esecutiva è demandata alle stazioni, diciamo, appaltanti. Quindi anche per noi è una novità la fase esecutiva delle famose schede, diciamo, ANAC. È una novità, mi sento di dire, come dire, a metà, nel senso che il modulo ASP, prima ancora, come dire, della interoperabilità spinta dal 1 gennaio 2024, era già stato il primo modulo nell'ambito della piattaforma Acquisti in Rete in cui io potevo richiedere il CIG non passando dal SIMOG e avevo a disposizione le schede ANAC per la fase, diciamo, esecutiva. Quindi avevamo già iniziato, prima ancora dell'accelerazione del codice, con aspetti di interoperabilità, in questo caso con il vecchio praticamente il SIMOG. In soldoni, che significa dire abbiamo ottenuto la certificazione? Non abbiamo fatto altro che mettere a disposizione delle amministrazioni per le relative, diciamo, fasi indicate qui del ciclo di vita, le famose, come ho detto, schede ANAC. Ebbene, quante sono queste schede ANAC? Le schede ANAC nel complesso, se, non so se conoscete, avete qualcuno di voi visto l'orchestratore ANAC, non è altro che un bellissimo fileetto Excel in cui l'autorità non ha fatto altro che mappare tutti i processi di acquisto con le diverse, diciamo, fattispecie, procedura negoziata, procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, le procedure segretate, le procedure chiaramente aperte, la procedura, diciamo, ristretta, l'affidamento diretto in funzione dell'importo e della soglia. Le ha mappate tutte, hanno ognuna, diciamo, delle diverse fasi di rispetto al ciclo di vita dei contratti pubblici, quindi
progettazione, affidamento, eccetera, ne ha definito i dati e le informazioni che ANAC, l'autorità, ha bisogno per le sue, diciamo, attività. E ritorniamo a quel discorso che vi dicevo prima, non abbiamo fatto altro che mettere a disposizione schede con cui voi inserite dati, non inviamo chiaramente documenti. Il totale di queste schede ad oggi ne sono 128. Queste 128 si distribuiscono in questo modo: 17 fanno riferimento alla fase di pianificazione, fase di preinformazione, 45 fanno riferimento alla fase della pubblicazione, 47 all'affidamento e aggiudicazione e 19 schede riguardano la fase esecutiva. Qual è lo stato dell'arte all'interno della piattaforma Acquisti in Rete? Siamo l'unica, e dico l'unica piattaforma, che oggi già dispone di 43 schede, e questa disponibilità non è di oggi, ma risale al 6 di gennaio di quest'anno. Noi siamo stati chiusi, come dire, dal punto di vista di piattaforma, dal 1 al 5, proprio per consentire i rilasci dei relativi, diciamo, moduli. Oggi sono presenti 43 schede che, voto per pieno, alcune coprono le diverse, diciamo, fasi. Tendenzialmente ci sono tutte quelle della fase esecutiva, alcune della fase, o da parte quasi il 90% di quelle della pubblicazione. Come abbiamo ragionato? 43 a 128 mancano tante schede, lo può dire assolutamente sì, ma queste 43 coprono il 90% delle tipologie di negoziazione che tendenzialmente le pubbliche amministrazioni fanno e hanno fatto con i nostri strumenti. Quindi vi invito soltanto a mettervi un attimo, come dire, nei panni di quello che è accaduto il 1° di luglio di quest'anno, con l'entrata in vigore del nuovo codice e con la novella che dal 1° di gennaio si doveva partire con la digitalizzazione, dove dal 1° di luglio l'interoperabilità e le schede non c'erano. Quindi abbiamo lavorato sodo e lo state vedendo, è un sistema che non è ancora completo, ma non è completo non solo, come dire, da un punto di vista evidente, lato Consip, perché mancano delle schede, le successive, vi anticipo, verranno rilasciate molto probabilmente entro questo primo semestre di quest'anno, potremmo andare eventualmente lunghi per arrivare al quarto trimestre del 2024, ma di certo entro l'annualità 2024 tutte le schede saranno disponibili, quindi tutte quelle azioni che oggi eventualmente non si possono fare potranno essere esplicitate. Cosa voglio dire? E queste schede poi riflettono tutti gli strumenti di acquisto e di negoziazione del sistema, quindi il MEPA, il sistema dinamico, l'ASP e le convenzioni. Quindi a luglio è cambiato, diciamo, il mondo, è cambiato il modo di lavorare, ci siamo focalizzati su un certo numero di schede che coprono, come dicevo, il 90% di tipologie di affidamento che fanno le amministrazioni. Abbiamo aperto il sistema, è chiaro che i primi giorni, come una macchina che gira per la prima volta il motore, ci sono stati evidenti problemi di rilascio, diciamo, dei CIG, però mi sento dire che già nelle prime settimane i CIG venivano, come dire, utilizzati e venivano staccati. Oggi in realtà in modo trasparente non seguiamo più in Consip quanti sono i CIG giornalieri, perché quella fase ormai è ampiamente, diciamo, superata. Non c'è più un problema, come dire, di CIG. Oggi c'è un problema eventualmente che abbiamo, non so, la difesa che deve svolgere specifiche procedure, non ha la scheda ANAC di riferimento in quanto non è ancora disponibile, ma lo sarà a breve. Avete visto, non so, il problema del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'organizzazione dei viaggi, mi allontano un attimo dal settore fondamentalmente della sanità, che aveva il problema che le scuole non erano stazioni appaltanti qualificate e comunque doveva fare acquisti, ci mancava poi la scheda di riferimento, ha dato la deroga, come è successo per gli affidamenti sotto i 5.000 euro, al 30 praticamente di settembre di quest'anno. Questo è un segnale a dire: un progetto della durata di 3 anni, la cui disponibilità di questo sistema doveva essere di 3 anni, oggi paghiamo la conseguenza di questa accelerazione. Con un altro aspetto, mi leggo alla parola del direttore di INAF, con un mancato accompagnamento, diciamo, formativo lato buyer pubblici in generale, ma potete rendervi conto, in modo trasparente lo dico anch'io, qui è presente anche la mia collaboratrice, anche noi stessi che quotidianamente siamo o al telefono o collegando i videoterminali, le prime settimane di gennaio sono state complicate perché non riuscivamo a capire determinati passaggi legati all'interoperabilità. Questo perché la messa a disposizione dei sistemi, sia lato ANAC
è arrivato molto molto diciamo tardi, quindi anche noi abbiamo avuto delle difficoltà di apprendere e di comprendere, ma subito poi abbiamo appunto fatto in modo che il sistema riprendesse diciamo ad operare. Ritorno sul discorso delle schede, quindi la struttura qual è? In Agile dobbiamo definire per ognuna delle fasi la specifica scheda di riferimento. Tecnicamente quindi al sistema, sicuramente avrebbe modo di guardarlo, di analizzarlo, non è cambiato molto dal punto di vista dell'enunciazione, cioè la scheda di offerta tecnica, la scheda di offerta economica, i criteri, le prime pagine iniziali dal punto di vista del sistema non sono cambiate, noi non abbiamo fatto altro che implementare in piattaforma quelle sezioni in cui sono richiamate queste schede e che l'utente è invitato praticamente a compilare. Veramente prima ho riportato per sia il mondo ASP che il mondo MEMA, parliamo di ASP, circola sulla soglia, si utilizza la P116 per i bandi di gara, direttiva generale, regime ordinario, e questa è la scheda da utilizzare per la fase della pubblicazione. Una volta che la gara è pubblicata, ho ricevuto le offerte, tutte quelle funzionalità non sono chiaramente state alterate, ci si passa alla fase di affidamento, le schede da utilizzare sono la S1 e la S2. Successivamente abbiamo le schede della fase di esecuzione, che sono la SC1 e la C01. Questo è quello che è stato realizzato, il famoso orchestratore, che in funzione della tipologia di procedura e della fase in cui l'amministrazione si trova, deve e obbligata a trasmettere a ANAC. Chi trasmette le schede è il RUP, il responsabile unico di progetto. È lui l'unica persona anche all'interno della piattaforma che ha il compito di collegarsi con il suo speed, accedere all'impianto di gara e quando incontrare fare l'invio a ICP della relativa scheda, indipendentemente dalla fase di pubblicazione, affidamento o esecuzione, sarà lui che ha l'onere di effettuare la trasmissione. Quindi abbiamo introdotto all'interno del sistema anche questa nuova figura che accennavamo prima, del responsabile unico di progetto, che si affianca a quella del punto dominante e del punto istruttore. Allora generalmente anche le difficoltà che immaginavamo che questa figura determinava e lo sappiamo benissimo, praticamente oggi presso l'AUSA sono generalmente scritti i direttori, anche da noi medesimi consiglio per i nostri cari abbiamo il direttore per stare lì col telefonino, con speed, per tracciare e mandare le comunicazioni, quindi sono gli stessi analoghi problemi che avete fondamentalmente anche voi. Stamattina c'è una domanda sulle deleghe della figura del RUP, non so se avete letto l'ultima comunicazione del presidente dell'ANAC del 6 marzo, che praticamente sancisce che l'attuale piattaforma sistema ANAC stanno ancora svolgendo tutte le attività appunto di sviluppo per consentire alle stazioni appaltanti di poter andare a poi certificare, beh, meglio registrare le famose figure a cui il responsabile del procedimento può delegare per le diverse fasi del procedimento. Oggi ANAC su quell'aspetto è in ritardo, per andare avanti invita tutti chiaramente i responsabili di fase a registrarsi sull'AUSA e si registra con il cappello praticamente di RUP. Noi recentemente abbiamo già iniziato a diffondere questo verbo perché ci chiedevano appunto la possibilità che in piattaforma ci sia la figura del responsabile delegato su cui stiamo lavorando, adesso ci stiamo un attimo fermati perché siamo in attesa di nuove novelle dell'ANAC. Questo per ricordare ancora il processo di dire c'è un percorso che è stato definito, è stato tracciato, ma con lavori ancora fondamentalmente in itinere, dove spero che nel breve periodo si riesca a risolvere anche questo aspetto. Allora, sul discorso diciamo dell'accesso tramite speed alla piattaforma, non è una scelta retta dalla Consip e a me bisogna anche dall'ANAC, ma è tutta una scelta di discorso di sicurezza proprio nazionale, di entrare in piattaforme in sistemi dove ci sono dati sensibili, che anche gli acquisti sono dati sensibili, quindi c'è un tema di sicurezza che c'è stata imposta dall'Unione Europea legata proprio all'interoperabilità dei sistemi, quindi c'è un'imposizione fondamentalmente dall'alto di utilizzare l'identificazione mediante fondamentalmente speed. In un processo di cambiamento, come stiamo dicendo, è palese che è necessario che ha avuto un impatto sulle organizzazioni esistenti. Questo è chiaro, certo. Un solo RUP, la stessa analoga diciamo, esigenza, ma anche io prima dicevo in Consip abbiamo due RUP. Sto facendo incontri con il Ministero della Difesa che hanno analoghi praticamente problemi, quindi il tema è conosciuto e sentito. Ed è chiaro che nasce da un progetto di questa portata, che va ad impattare sui modelli organizzativi delle diverse diciamo, strutture, su cui non voglio essere provocatorio, però alla fine oggi si è costretti a rivedere il proprio modello organizzativo e immaginare ulteriori figure di RUP per ottenere a determinate attività. Io non. La mia realtà, non c'è nessun altro, se tu hai cambiato di visione. Esatto. La bisogna questa, non è certo. Condivido le difficoltà perché anche noi in primo come voi tocchiamo con mano. Si tratta oggi di potenza consiglio, è brutto dirlo, è così. Banalmente appunto l'ultimo comunicato ANAC del 6 marzo viene nella presentazione in cui appunto ha semplicemente detto tutti i responsabili di diverse fasi andatevi a registrare praticamente in modo da poter staccare i cicli e mandare le comunicazioni. Quello che mi lascio più la parola alla domanda, quello però vuol dire è giusto per correttezza dire cosa. È chiaro che la chiamata del RUP è soltanto in quel momento di comunicazione verso la PC. Tutte le attività quindi preparatorie per la comunicazione in piattaforma continuano a poter essere esplitate dal punto dominante, dal punto istruttore. E in questa logica quindi, di difficoltà che sapevamo, l'impatto organizzativo, noi dire, come concept, quello che abbiamo potuto fare, se qualcuno di voi ha avuto due modi di vedere, toccarlo con mano, è per le famose schede ANAC, per la IDGE, per l'ANAC Form e per le altre, in questo caso la comunicazione può essere anche lì demandata a specifiche persone del praticamente ufficio, perché sapevamo che chiaramente c'era un evidente problema di natura organizzativa. È chiaro però che l'ultimo atto è in carico al RUP iscritto fondamentalmente all'AUSA.
Oggi, come si stanno organizzando, come ho fatto detto prima, io registro tutte le persone del mio ufficio, hanno così il potere di poter staccare il chip ed inviare le comunicazioni che mi chiede fondamentalmente l'ANAC. Io non so dire se questo mondo, come dire, cambierà, se, però già vedo che con la tua ANAC si sta studiando su, e applicando le tele del codice sulla figura del RUP per vedere, diciamo, soggetti. Però di certo mi sento dire che ritornare indietro attraverso, diciamo, lo speed la vedo complicata, vedi come sento contento in realtà. Questo è un po' di sicuro lo scenario. Non penso che si vada fondamentalmente a deroghe di ambito merceologico, però ne vedo un po'. No, assolutamente, io, accompagnato da una corretta programmazione, forse aiuterebbe, ecco. Una piccola osservazione, ma qui c'è stata una sorta di effetto domino, perché mi immagino che anche Consip e anche ANAC, ma come Agid, hanno tra virgolette subito la scelta del legislatore. Io credo, sono ragionalmente convinto che se avessimo tenuto, io sono innamorato del codice 163, che ormai aveva raggiunto un suo equilibrio, ma anche il codice 50, avessimo tutto quel codice, magari rettificato in alcune parti, forse avremmo evitato questo. Il disagio veramente anche dover imparare il nuovo codice. Poi a questo ci abbiamo aggiunto anche il carico normale della digitalizzazione, e ovviamente Consip, ANAC, Agid hanno dovuto seguire le indicazioni del legislatore, perché loro non potevano fare altrimenti. Per caduta, le conseguenze ce le siamo presi tutti noi operatori del diritto, non è che gli avvocati sono indenni da disagio. Io mi rendo conto, come dicevi tu, Raffaele, voi siete prima lì, voi dovete la sua operatoria, ed è un tema grave. Convengo, la malizia lo sconforto, quello sì. Non dipende da tutto. Volevo soltanto dire anche un altro piccolissimo aspetto, non mi voglio intromettere le vostre cose. Anche il problema che sta succedendo adesso con la questione della data di aggiudicazione, che sta portando lo sconforto a tutte le pubbliche amministrazioni, purtroppo evidenziando, diciamo, una discrasia paradossale, laddove la data di aggiudicazione non è possibile darla prima che venga effettuato il controllo di tiro e quant'altro. Questo perché? Perché al legislatore succede un altro aspetto fondamentale, cioè questa è la questione di principio. E sono le piattaforme digitali che si adeguano alla normativa, non il contrario. Quando dicevo che il mondo in cui è stata definita l'architettura, ma non ancora stabile, questo esempio di affidamenti, ma banalmente vi dico, venerdì, riunione con i soggetti aggregatori per gli appalti specifici, a cui poi derivano convinzioni, diciamo, accordi quadro, discorso CIC, se mi prendete subito, figlio che deriva da un CIC, padre. Oggi non c'è ancora una scheda. Se devo poi bandire un bando del sistema dinamico, non c'è ancora la scheda, cioè non è stata neanche pensata dalla parte, diciamo, dell'ANAC. Questo, come dire, è la situazione in cui, come dire, stiamo vivendo. E quindi è un mondo in cui è stato definito il perimetro, mi sento dire anche in modo significativo, cioè un modo che alla fine, secondo me, otterremo effettivamente dei risultati da questo nuovo modo di lavorare, perché comunque vada, siamo onesti, abbiamo una piattaforma di accesso, consultare, facilitare gli operatori di guarda, avere facilità tutto di gara, tutto interrobabile, tutto digitalizzato, tutti con log di sistema. A mio avviso, effettivamente, se ne parlava 10 anni fa, 20 anni fa, non ci siamo mai riusciti in questo paese, oggi ci stiamo pian piano chiaramente riuscendo. Ritorniamo sul concetto, è cambiato il modello organizzativo, cioè bisogna cambiarli, cambiare il modo fondamentalmente di lavorare, è quello che stiamo parlando. Oggi a mio avviso vedo un bicchiere di altri quarti, perché se devo velocemente percorrere questo periodo, abbiamo fine dicembre, problematica sfida, che è stata quella che ha visto le prime settimane, ma anche noi l'abbiamo visto consultando i nostri dati, no? Ci chiamavano tutte le amministrazioni, come faccio ad entrare, eccetera. Superato la problematica speed, c'è stato il problema, non riesco a staccare il CIC, perché chiaramente i punti ordinanti, i settori, non riuscivano a comprendere le funzionalità e quello che doveva fare. Oggi che le procedure chiaramente sono state pubblicate, aggiudicate, c'è adesso la terza parte, che avevamo accennato questa mattina, il fascicolo virtuale dell'operatore medio economico, come funziona, le problematiche, diciamo, dell'operatore, e poi ci sarà il fascicolo fondamentalmente di gara. Dopo di questo, già adesso, ad esempio, la parte fase, diciamo, esecutiva, sono da settimane che vado in giro a fare informazioni sulle schede che si praticamente a disposizione, mi sono la difesa, istruzione, senza il consiglio dei ministri. Quindi che cosa sto notando? Che chiaramente si sta percorrendo una procedura di gara e man mano che si percorre quel macroprocesso, chiaramente si scontra con un nuovo modo di lavorare e da digerire. Quindi quello che mi sento di dire è che probabilmente ci vorranno forse altri 3-4 mesi affinché il sistema sia stato correttamente percorso, e mi sento dire, ad oggi ci sono alcune tipologie di procedure di negoziazioni la cui, come dire, tracciabilità è ancora, come dire, un po' fuori, quindi ci saranno altri elementi, come dire, da scoprire. Però secondo me, appunto, un altro po' di attenzione, qualche mese, secondo me ci sarà una certa stabilità. Molto aspetto, mi sento dire, oggi i CIG vengono staccati. Se non si hanno problemi di distribuzione del CIG, perché vuol dire che si è sbagliato operativamente a fare qualcosina, ma tendenzialmente non abbiamo più latenze di richiesta, diciamo, del CIG. E così anche tutta la parte poi di aggiudicazione sta andando abbastanza, diciamo, spinta. Questo è quello che nel complesso mi sento di dire. Abbiamo forse anche superato il tema. Allora, in piattaforma quindi adesso ritrovate anche il fascicolo di gara, il fascicolo virtuale del operatore economico, come nuove fatti di funzionalità. Chiudo lasciandovi condire questo messaggio, applicando un po' alle parole che mi diceva Alessandra Gaia stamattina, che parlava di approfondimenti su modelli di organizzazione, risorse di rete, di lotta e formazione. E lato Consip, come siamo ampiamente disponibili, quindi, ad organizzare, diciamo, specifici eventi informativi. Non tutti lo sanno, ma se andate nella pagina di acquisto della sezione di supporto, ci sono proprio sessioni di eventi formativi che noi espediamo mensilmente, dove ci sono proprio persone, miei collaboratrici della mia area, che vi spiegano come staccare uscire nell'ambito del MEPA, come farlo, come lanciare un appalto specifico, come lanciare una gara NASP, con percorsi formativi modulari, per tipo la gara verso più basso, la gara per tenente, per giusta, con dei casi praticamente reali. Quindi la sezione, diciamo, di questa pagina, ad esempio, vi ho indicato determinati eventi programmati chiaramente nel marzo, ma inevitabilmente questi eventi, come dicevo, sono programmati in modo mensile. Vi invito a consultare tutta la sezione del wiki, che è il nostro, diciamo, supporto, lì il manuale operativo di ogni chiaramente funzionalità. E poi vi dicevo, se avete problemi con di configurazione di piattaforma, abbiamo creato due indirizzi, diciamo, di posta degli strumenti, uno dedicato all'ASP, che è supporto gare con ASP, dove ci sono le persone, cioè persone molto fisiche, e poi l'altro invece dedicato, stesso, diciamo, struttura al sistema praticamente dinamico. Nulla, vi ringrazio, comprendo appieno le difficoltà che state affrontando. Vi lascio un messaggio di dire Consip è un soggetto, diciamo, attuatore di quella missione del PNRR sulla interoperabilità e la digitalizzazione. Siamo l'unica piattaforma oggi in Italia che già mette a disposizione quel panel di schede. Potete andare a verificare, vado sul sito dell'ANAC, dove ci sono le link di video, le piattaforme certificate, ci sono altri operatori chiaramente economici, ma non penso che già sono arrivate alla numerosità delle schede che abbiamo rilasciato noi. A tempere completeremo anche tutto l'altro pacchetto e più arriccheremo di ulteriori, diciamo, funzionalità della piattaforma per essere più vicini alle figure del punto di ANAC, del settore e del relativo, diciamo, gruppo. Questo è quanto. Buon grazie, Amato.